Siamo in compagnia di Tony Capuozzo, noto giornalista, inviato di guerra e uno tra i massimi esperti per quanto riguarda la vicenda dei Marò detenuti in India. Noi sappiamo che lei è in stretto contatto con loro, con i loro familiari. Qual è il morale dei ragazzi oggi? Sono sfiduciati e in qualche modo sentono il paese abbastanza vicino? Guarda, io non sento, sono amico da tempo di Massimiliano Latorre, non lo sento da tempo per una specie di discrezione reciproca, nel senso che le autorità militari e politiche non sono liete che intrattengano dei rapporti con degli amici che però sono anche dei giornalisti. Però so da interposta persona, e quindi mi astengo, insomma, da scrivere e dell'aspettare risposte da lui. L'ho visto l'ultima volta di persona nella breve, illusoria parentesi italiana qualche mese fa. So però dai suoi cari che stanno bene compatibilmente con la situazione. Va detto che sono laddove a noi capita a volte di provare rabbia per il vicolo apparentemente cieco in cui questi due servitori dello Stato sono andati a finire, non per responsabilità loro. Va detto, cosa che Max mi ha ripetuto più volte, sono persone che hanno fatto a suo tempo un giuramento, sono dei militari, hanno un senso della disciplina forte e quindi anche di accettazione di quello che le linee gerarchiche decidono in merito alla loro situazione. Detto questo, che spiega ovviamente anche certi loro silenzi, va detto anche che credo abbiano dimostrato con il loro comportamento, loro e le loro famiglie, una dignità, insomma, che spesso non è facile trovare nelle manifestazioni pubbliche della classe politica o di altri servitori dello Stato che non vestono la divisa. E di questo io penso che dobbiamo essere loro grati. Ecco, non crede che al di fuori di qualche, diciamo, meritoria inchiesta giornalistica, iniziativa politica, peraltro sempre di uno schieramento, di un determinato schieramento politico, ci sia scarsa attenzione su questa che possiamo tranquillamente chiamare incredibile vicenda? No, sicuramente c'è una scarsa attenzione o non. È una vicenda che non ha avuto finora l'attenzione che si meritava, per molte ragioni. La prima è che è iniziata sotto un governo tecnico che al di là di ogni giudizio politico, che nel mio caso non sarebbe generoso per come quel governo si è comportato, sto parlando del governo Monti, era però anche un governo che aveva ottime relazioni in Europa tra i big dell'economia e della finanza, ma insomma piuttosto digiuno di esperienze e rapporti, nonostante avessimo alla Farnesina un ministro Terzi che era stato diplomatico di primo rango negli Stati Uniti, piuttosto digiuno di esperienze nei rapporti con i paesi dell'ex terzo mondo. Gli errori del governo Monti nel valutare quella vicenda, insomma, sono noti a tutti, bisognerebbe ricapitolarli, vorrebbe dire compilare una lista di farse, di malintesi, di brutte figure. In parte quell'eredità scomoda è passata a un altro governo che non ha avuto un cambio di rotta, significativo. Per dirla in due parole, l'Italia si è battuta, ma battuta è un eufemismo perché lo ha fatto molto in punta di piedi e spesso la ragionevolezza, il vestire abiti dimessi, il non battere pugno sul tavolo viene preso per una ragione di debolezza che incoraggia invece l'atteggiamento revanscistico, l'orgoglio nazionalista di potenze fresche e in qualche caso maleducate nei rapporti internazionali, come capita ai giovani appena arrivati sulla scena, potenze giovani come l'India. Ora, l'Italia si è battuta, ripeto, un eufemismo, sulla questione del diritto internazionale.
il fatto è avvenuto in acque internazionali, sia pure contigue alle acque territoriali indiane, l'incidente che ha avuto protagonista l'Alexie e i nostri Marò. Sulle acque contigue il paese titolare è titolare di alcuni diritti, si trovasse petrolio nelle acque contigue spetta all'India, ma sulle questioni di sicurezza le acque contigue sono a pieno titolo acque internazionali, quindi il processo avrebbe dovuto essere celebrato in Italia o si sarebbe dovuto porre la questione davanti a una qualche sede internazionale. Ora, l'Italia ha fatto molto poco e poco hanno fatto anche le istituzioni europee, i nostri alleati internazionali per appoggiarci, ma insomma in queste cose vale la massima aiutati che Dio ti aiuta. Se non ti aiuti da te stesso, se non sollevi con forza una questione, è difficile che qualcuno il bagnino non si butta in acqua se quando si è in acqua non alzi il braccio, è difficile, deve essere così attento da scorgere le tue silenziose difficoltà. Il silenzio della politica è dovuto anche al fatto che è una questione diciamo che è poco spendibile politicamente, no? In più apre protagonisti delle persone schive che non hanno pianto davanti alle telecamere, che sono dei militari e in genere voi ricorderete che ogni volta che l'Italia è ancora capace di momenti di commozione, però molto fortunatamente episodici quando viene a morire un militare in missione di pace, ma diciamo che c'è una cultura che prende un po' le distanze, insomma, da questi uomini in divisa. C'è sempre qualcuno che vergognosamente pensa che siano in giro per il mondo per guadagnare di più, insomma non c'è un siamo un paese che perdendo molti si lamenta spesso la mancanza di valori, no? Sicuramente uno dei valori che manca è il senso fortissimo in altri paesi, che puoi condividere una missione oppure no, puoi condividere la politica di un governo oppure no, ma chi va in giro per il mondo con le stellette, con la divisa e con la bandiera del tuo paese è qualcuno che lo sta facendo anche per te, sotto qualunque governo, sotto qualunque presidenza, e questo manca. Per quanto riguarda l'informazione, è una storia difficile da raccontare perché in alcuni passaggi dell'analisi dei fatti è complicata, però noi siamo anche un paese che fa i plastici su Cogne e sa tutto di Avetrana o del delitto Meredith, e insomma a volte credo che nonostante le oggettive difficoltà di di appassionare l'opinione pubblica su una storia che conosce poche novità purtroppo, no? Sono passati 600 giorni o qualcosa del genere, c'è anche una vocazione dell'informazione a occuparsi di cose più banali, più... È una storia scomoda, insomma, questa per tanti e per troppi. Lei nella sua ultima inchiesta ha individuato alcuni elementi di innocenza dei due nostri Marò. Secondo lei sono elementi che potranno essere utilizzati nel processo, in una difesa reale, oppure secondo lei la sentenza è già stata scritta? Allora, per spiegare in poche parole, io devo ammettere di aver avuto un pregiudizio favorevole, sia perché ho conosciuto l'attore in circostanze difficili in Afghanistan e lo conosco per una persona seria, un professionista consapevole dei suoi mezzi, insomma non un Rambo dal grilletto facile, sia perché in generale ho visto tante volte militari italiani all'opera e so che si tratta di professionisti particolarmente prudenti, seri, insomma questo non vuol dire che quando si è trattato di combattere, io penso ai ponti di Nasiriya, in alcune situazioni in Afghanistan, l'hanno fatto con coraggio, con capacità, facendosi onore, insomma non sono persone capaci di carezze ai bambini, di attenzione ai vecchi, ai deboli, alle vittime delle situazioni in cui si trovano, ma se sono chiamati a fare il loro dovere di militari, nel senso più immediato della parola, sono capaci di farlo. E però sempre molto con grande attenzione. Quindi in generale io non trovo
parto da un pregiudizio favorevole. Non ho mai visto e non concepisco dei militari italiani che sparano su dei pescatori disarmati. Non lo concepisco perché non sono persone iattanti, arroganti, perché sono attenti e perché non hanno quella prepotenza, quella cecità di chi preme un bottone spedendo un drone a bombardare contro persone che non conosco. Non me li vedo. Punto due, io parto da una presunzione, dal fatto che credo alle cose che hanno detto. Se due militari italiani, due fucilieri di marina, non due ragazzini, hanno detto abbiamo sparato in acqua verso un'imbarcazione a bordo della quale c'erano degli uomini armati, io innanzitutto tendo a credere, fino a prova contraria, tendo a credere a quello che mi hanno detto. Cosa che una delle parole meno spese dai politici italiani sulla questione è stata innocenza. Ora, l'inchiesta che io, grazie però al lavoro di comuni cittadini che l'hanno fatto per disinteresse, per passione civile e per interesse umano e nel totale disinteresse e disattenzione spesso dell'informazione, penso a persone come Stefano Tronconi o Luigi Di Stefano, l'inchiesta che io ho fatto porta a stabilire che intanto tra l'incidente che ha avuto protagonisti i due fucilieri di marina e l'incidente in cui trovarono la morte i due pescatori indiani corrono 4 ore e mezza di differenza. Oltretutto ci sono considerazioni di buon senso, una nave come la Lexi fa 12 nodi all'ora, un peschereccio come St. Anthony ne fa al massimo 8-9 nodi all'ora. Ve l'immaginate una nave, una grande nave che fa 12 nodi all'ora inseguita e minacciata da un peschereccio che va più piano? L'ora in cui tutti dormivano, può essere che alle 4:30 di pomeriggio sul ponte del peschereccio ci fossero solo due uomini e tutti quanti gli altri dormivano. Lo stesso armatore proprietario del peschereccio dichiara alle televisioni indiane appena sbarcato che l'incidente è avvenuto a 10 miglia dalla costa, quindi in acque territoriali indiane, ed è avvenuto intorno alle 9 di sera. Dopodiché l'inchiesta del Kerala è andata avanti con falsificazioni, con grossolanità, alcune solo figlie di incapacità, altre vere e proprie manipolazioni, il comandante del peschereccio che fa marcia indietro sull'orario istruito a dover. Uno si dice perché? Ci sono dei protagonisti di questa montatura, sono da un lato l'allora governatore Chandy del Kerala che va a affrontare le elezioni a distanza di poche settimane da quel giorno di febbraio in cui avvenne l'incidente, è minacciato nei sondaggi da una crescita dell'opposizione e trova quale migliore cavallo di battaglia nel rush finale della campagna elettorale di farsi protagonista. Il giorno dopo l'incidente lui dichiara: abbiamo le prove inoppugnabili che sono stati gli italiani. E badate bene, è del partito del congresso, il partito di maggioranza, che ha come figura storica e presidente la Sonia Gandhi, un'italiana, alla quale spesso è stato riproverato non solo di essere di origine italiana, ma di aver avuto un occhio di riguardo per italiani coinvolti in altri scandali economico-politici. Quale miglior prova di indipendenza, di coraggio, di brillantezza politica di dire: io non guardo se sono battono la stessa bandiera delle origini del presidente del mio partito. Chandy è appoggiato da un ministro della difesa che è il suo sodale nella carriera politica, anche lui della minoranza cristiana del Kerala. I cristiani paradossalmente erano anche i due pescatori rimasti purtroppo vittime di incidente. In buona sostanza l'inchiesta che noi abbiamo fatto tende a supporre che agli italiani è stato affibbiato, che agli italiani, non i nostri due maroma, l'Italia come paese, ha sporto il collo presentandosi come candidato ideale a essere capro espiatorio, è stato affibbiato un incidente avvenuto ore dopo con una nave greca che nel frattempo se l'era data a gambe. Molti elementi sono. Come andrà a finire? Io non so, se mi auguro ovviamente che il Collegio di Difesa abbia preso in considerazione elementi importanti che non sono frutto della fantasia giornalistica o di cittadini che hanno spulciato tra le carte, con l'aiuto anche di cittadini indiani. Perché devo dire che questa montatura, noi spesso tendiamo a guardare all'India come
insomma, con questa vicenda con un occhio non generoso. Poi io dico, innanzitutto bisogna guardare le responsabilità politiche italiane in questa vicenda. La seconda cosa da dire è che l'India, manipolando, e innanzitutto la giustizia del Kerala, manipolando i fatti, ha tradito anche la memoria di quei due pescatori uccisi, ha reso un pessimo servizio anche ai cittadini indiani, anche al diritto indiano e non solo all'immagine dell'India. Allora io credo che ovviamente è importante continuare a agitare la bandiera della questione del diritto internazionale e sapere che il giudice unico che andrà nella Corte Speciale, che andrà a giudicare i due nostri fucilieri di Marina, non hanno per principio il diritto di farlo. E quindi si tratta di un processo illegittimo, proprio perché il fatto è avvenuto in acqua internazionale. Ma posto questo, un buon collegio della difesa dovrebbe entrare anche nel merito e dire non solo non hai diritto di giudicare, e questa è una bandiera che non voglio ammainare, posto che l'Italia l'ha sempre sventolata molto bassa, ma in punta di fatto i nostri sono innocenti e ti dimostro perché. No? O meglio, ancora come avviene in ogni buona corte di diritto, portami le prove inoppugnabili e non manipolate come quelle sulla perizia balistica, ricorderete il peschereccio. Ora io non so, mi piacerebbe, per la mia parte diciamo ottimista e persino idealista, insomma, che l'Agenzia di Investigazioni Nazionale Indiana, cui è stata affidata questa inchiesta, che è andata protraendosi molto oltre i termini regolamentari dei 70-90 giorni, avesse la forza e il coraggio, ciò che renderebbe onore all'India, di dire i due vanno prosciolti per non aver commesso il fatto, oppure vanno assolti in mancanza per insufficienza di prove. Questo dovrebbe dire smentire la giustizia di Kerala e le prime inchieste, ma restituirebbe l'onore anche all'India. Temo naturalmente, la mia parte pessimista, insomma, è pragmatica, e l'atteggiamento dell'Italia, che è sempre stato, con volgarmente lo chiameremmo, di inciuccio, stiamocene buoni, forse la cosa, a cominciare da quella sciagurata, dobbiamo dire, all'inizio, compensazione, i soldi offerti alle famiglie dei pescatori per placare le acque, ma agli occhi di chiunque, persino i nostri, equivale a una sorta di ammissione di colpevolezza. E allora io credo che, insomma, la mia parte pessimista ritiene che si potrebbe arrivare a una condanna simbolica con una pena, secondo un accordo già stipulato, firmato fra l'altro nell'arco di questa vicenda, per cui i due fucilieri di Marina possono scontare la pena in Italia, ciò che varrebbe, insomma, a restituirli alla loro famiglia, al loro lavoro, alla loro libertà. Però credo, conoscendoli, insomma, che la libertà è ovviamente decisiva per uno che si trova da 600 giorni in queste condizioni di restrizione di libertà, ma è importante anche allontanare lo spettro di una macchia come quello di aver sparato su persone innocenti, che per un militare italiano e per un militare in generale è una macchia. Allora la libertà è la cosa più importante, però la dignità, il riconoscere, vedere riconosciuta la propria innocenza è altrettanto importante. Tornando a parlare appunto sempre del nostro paese e del processo, ora l'Italia sembra si stia accontentando di un processo breve e equo, di fatto insomma cedendo sulla questione della giurisdizione. Secondo lei è una mossa giusta, pragmatica, o era il caso di rivolgersi o quantomeno cercare aiuto nei nostri partner atlantici o quantomeno europei? No, si sarebbe dovuto fare molto, molto di più. Io francamente penso che la vicenda, ho ricevuto delle lettere in questo senso, voi provate a immaginare in questo momento, no, a quest'ora in cui voi vi ritrovate a discutere di questo tema, a un militare italiano che sta in un avamposto sperduto dell'Afghanistan. Questa vicenda di Marò fa sentire tutti meno sicuri. Non sei certo, l'Italia, insomma, va riconosciuto, sta facendo dal punto di vista logistico, psicologico, le visite, il loro essere collocati nell'ambasciata di New Delhi. Da questo punto di vista, insomma, non si è tirata indietro, però dal punto di vista della battaglia diplomatica internazionale su questa questione,
insomma, è stata molto. Io se fossi in un avamposto sperduto e vedessi qualcuno che non so se è un pastore o un attentatore, insomma, che si avvicina, io so che i militari italiani sono sempre stati attentissimi, insomma, a non premere il grilletto inutilmente, ma mi sentirei più solo, mi sentirei più. Vedi, noi a volte critichiamo gli Stati Uniti per il Cermis o per Lozano, il Marine che sparò verso Calipari, e critichiamo a volte giustamente l'atteggiamento dei militari americani, facili a grilletto, no? Certe volte li chiamiamo cowboy, pensiamo al. Insomma, c'è un modo diverso di comportarsi e non vorremmo che i nostri fossero così. Però dobbiamo ammettere che se io fossi un militare americano in missione in un posto difficile, so che comunque il mio se mi sentirei sempre per intero il mio paese alle spalle e questo è un'arma in più. Se fossi un militare italiano oggi sarei meno certo di questo. Grazie Tony Capuozzo e buon lavoro. Grazie a voi.